vabbè, che ne dici? Ci fermiamo a Calafuria e ti faccio mangiare una zuppa di pesce da rimpazzire. Non deve partire, è ferito. Non temere, Emanuele. Tutte le imprese di Zampa di Ferro finiscono vittoriosamente. Emanuele, io parto. È stato il Rocco a volerti a bordo? Sì. Posso dire a Zampa che ti lascia a terra? Non voglio. Ma forse la missione è pericolosa. E ti sembra che io abbia paura del pericolo? Zampa non ha voluto dire neanche a me dove siete diretti. Lo sapremo a largo. Tu, Goria, non vieni? No, io rimango a terra. Arrivederci, a presto. Il mare. Quella è la torre di Calafuria. Calafuria perché là il vento si placa e l'acqua sotto è quasi sempre tranquilla. Ma nei giorni di burrasca la punta di Calafuria è pericolosa. La corrente porta al largo e un risucchio tira al fondo e non si ritorna. E quello è il treno per Roma. Sei contenta? Non so, mi pare un sogno. L'aristocratica famiglia di Santelli Laffitte è conosciuta in tutto il mondo come la proprietaria del celebre quadro del Murillo. Mosè che fa scaturire l'acqua dalle rocce. Da oltre due secoli questo capolavoro del celebre maestro spagnolo è gelosamente custodito dai Santelli Laffitte. Il quadro, valutato parecchi milioni, ha costituito sempre la maggiore attrattiva per i turisti che visitano la regione. Tiratucci miei, imbarcatevi! Chi mi vuol bene, mi segua! O con me o con Diego! Se siete con me, a bordo! Traditori! Questo non vale, José! Tu sta zitto e non parlare! E perché? Perché sei un volgare milandatore, iconoclasta e estemporaneo! E poi sei anche un impertrantico, antipatico e bontenrion non gincamente impuro. Vada te, José! Questa volta hai vinto e te ne vai con la mia nave e la mia preda. Ma fè di Dio, ci incontreremo nuovamente sul mare e quel giorno farà caldo. Ah sì? Per quel giorno mi leverò la maglietta. A bordo! Thank you.
hai bevuto, eh? Ma ti insegnerò io. Ti insegnerò io anche a nuotare. Vedrai. Se non c'eri tu andavo a fondo. Sarei andata a fondo davvero. Cosa vai a pensare ora? Cosa ti torna in mente? Ora non esiste più nulla all'infuori di questo mare. È vero che per te è trasparente, ma sotto vedi la tempesta e Calafuria e non so quali diavoli. Eccellenza. Che cosa fate? Su, alzatevi. Dove sono le fanciulle? Eccellenza, c'è a bordo Zampa di Ferro. Sono incaricato di dirvi che vi dà mezz'ora di tempo per consegnarvi 50. Se non aderite, trascorsa la mezz'ora, le ragazze saranno tutte uccise e Maracaibo messa a sacco. È un colpa serve per assicurarvi che quello che vi ho detto è la verità. Canaglie! Da questo momento comincia la mezz'ora. Venite con me. Nessuno sappia quello che succede. E pregate gli invitati di rientrare nei saloni.
arrivata a Calafuria stamani per il fiocolo. Non ho potuto accompagnare in barca perché il mare era grosso. Vieni, portami a Calafuria. In barca non si può ancora, andiamo per terra. Vieni, ma presto. Avete visto la signorina Martha? Sì, sì, io l'ho vista. Prima si è fermata sotto la torre. Dopo è scesa agli scogli e non l'ho veduta più. Ma su non è tornata. Ma no, su non è tornata, si sarebbe vista. Su quali scogli è scesa? Su quelli della Frodo. Su quelli della corrente? Quelli. Un tassì con un uomo e una donna dentro. Dove è andata? Di là. Avanti, presto. Guardala il nostro commissario come corre. Ecco un funzionario che farà molta strada. Guarda, Costantin, quella gibbia laggiù in fondo. Sì, c'è Giulietta sopra, lo sento. Naturale, si arrestano gli innocenti. Ma voi non sapete chi sono io. Io ho un cognato onorevole. Eh no, non finirà qui. Mio cognato, l'onorevole Berchielli, ne parlerà a Montecitorio. Eh sì, ne parlerà a Ma che aspetti, annaccia pure te a Montecitorio. Thank you.
Oggi mi sembra di rivivere. Ti ringrazio di avermi accontentata. Non volevo darti la sensazione di essere prigioniera, non mia, della necessità di conservare un segreto. Che guardi? Il mare. Il mare. Sì, il mare. Non c'è un po' di musica? Jeanette, tu sei lontana. Albert, ti prego, non voglio pensare. D'accordo, non pensiamo. Nessuno poteva supporre che l'evasione dallo zoo avesse tragiche conseguenze. Ma chi, se non un animale dai ferini sanguinari... Volevo un po' di musica. ...avrebbe mai potuto accanirsi così sulla povera ragazza uccisa? Albert! Non c'è dubbio, si tratta del gorilla fuggito. Dimmi. Ho un gran freddo, ma il viso mi brucia, come quella notte, quando Monique... Presto, torniamo a casa. Ma che mi succede? Rimettili. Gli occhiali. Era un suo parente? Si chiamava Roberto. Il cognome non lo so, l'ho conosciuto ieri mattina. Aquila Zero, a tutte le formazioni e ad Anatra, proteggete Boa Rossa. Il battello sta puntando al largo. Pronti a bloccare la fuga.
tutti, fuori! Vai! Massimo. Figliolo, figliolo. Respira, respira, respira. Figlio mio, sono qui, Massimo. Sono papà. Bravo, Casale. Massimo. Tesoro mio. Papà. Finito tutto, vero? Sì. È tutto finito. È tutto a posto, caro. Dov'è la mamma? Lei è ancora in ansia per te, figlio. Vieni, Massimo. Piano, piano, Casan, piano! Sei stato in gamba. Hai voluto fare tutto da solo, ma ti debbo una botta in testa, ricordati. Allora, sti francobolli, dove sono? Sono 4 ore che viaggiamo. Aspetta. Manca molto? Vedrai che sarai contento. E questa quando la beviamo? Subito. Hai portato i bicchieri? Oh, no, li ho dimenticati. Ci penso io. Ma che cosa fai? Mi togli le scarpe? Sì. Che matto. Ecco, questo è per te e questo è per me. Cin. Cin. Buono, eh? Sa un po' di tacco. Questo mi sembra proprio il posto giusto. Avvicinati. È finita, ce la siamo scolata tutta. Che peccato. È l'ultima goccia, non ce n'è più. Non ci vedo più. Frena, frena! Capo, mi sembra di volare. Insomma, dove mi porti? A fare un bagno. Io non ho costume. Nemmeno io. E chi se ne frega?